un trafiletto di poche righe pubblicato sul Messaggero del 25 marzo 1944 informa che a seguito di un luttuoso avvenimento che ha provocato tanti morti, il Comando Supremo tedesco ha ordinato l'eliminazione di un certo numero di persone. Una cosa molto grave. E l'ordine è già stato eseguito, c'è scritto sul giornale. Ma di che ordine si tratta? E qual è l'avvenimento? L'avvenimento risale a due giorni prima, il 23 marzo del 1944. Una pattuglia di soldati tedeschi, giovani, non tutti giovanissimi, ma insomma comunque di livello comunque non primario nell'ambito della struttura militare, sta percorrendo nel primo pomeriggio via Rasella, la sta risalendo verso Palazzo Barberini. Alle 15.50, pare, scoppia un ordigno che poi si scoprì alquanto rudimentale. Seguì il lancio di alcune bombe a mano, morirono 33 militari tedeschi. Alto a Tesini, se vogliamo essere un po' più precisi, perché si trattava del terzo battaglione della undicesima compagnia della Polizeiregiment Bozen, erano di Bolzano più o meno. Erano il cosiddetto Ordnung Polizei, cioè la polizia che controlla il territorio. Roma, città aperta, così era stata definita in quel momento terribile. Un gruppo di partigiani, i cosiddetti GAP, misero le bombe. Ne seguì una sparatoria, alcuni civili ci rimasero, tra cui un bambino. E poi la rappresaglia, subito dopo. Erano morti 33 tedeschi, più due gravemente feriti, che poi morirono, e il comando militare tedesco ordinò che 10 italiani per ogni tedesco morto fossero eliminati. Così fu. E quegli italiani sono ricordati oggi con la dicitura commovente dei martiri delle fosse ardeatine, perché lì furono portate le persone, nelle cave sull'Ardeatina, lì uccise. Le polemiche, le discussioni che seguirono quell'evento, con scambi di accuse terribili tra i partigiani all'interno della sinistra italiana, all'interno del comando militare tedesco, riempiono interi libri di storia, interi faldoni, che si possono trovare qui, in questo posto, l'archivio centrale dello Stato, la sede suprema della memoria della nostra nazione, della memoria sul serio però, della memoria storica, non della memoria retorica che viene ogni tanto celebrata in qualche giorno, della memoria, del ricordo di quello o di quell'altro, no, no, della ricostruzione storica degli eventi, vera, il più possibile scientifica. E di questo abbiamo bisogno oggi, più che mai, di cercare le verità. È molto difficile trovarle, ma se pensiamo all'arte, alla cultura che è scaturita da un evento di questo genere, ci rendiamo conto che, come spesso succede nella vita, è proprio attraverso lo studio, la riflessione, la cognizione dell'attività artistica dell'essere umano che possiamo avvicinarci maggiormente a certe verità che i documenti a volte ci rivelano, a volte ci lasciano in un'ombra misteriosa e inquietante. Che cosa è successo subito dopo? Alcuni eventi della storia umana generano la disputa suprema, suprema in assoluto per la nostra vita, e cioè la disputa del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto. L'episodio di Via Rasella è proprio di questa tipologia. Da allora in poi, fino a oggi, e presumo per sempre, ammesso che esista un sempre nella storia dell'uomo, questa discussione andrà avanti senza soluzione. Ma valeva la pena, in quel momento storico, in quella fase, fare un attentato del genere? Perché gli attentatori subito dopo non si presentarono al comando militare tedesco per evitare che venisse compiuta una rappresaglia che certamente
ci sarebbe stata. Ma alcuni storici sostengono che il comando militare tedesco effettivamente emanò un avviso dicendo che i partigiani si presentassero per evitare guai peggiori. Ma in realtà, studiando le testimonianze storiche e i documenti, nessuno è mai riuscito a dimostrare che veramente quell'ordine del comando tedesco fu emanato. E poi una infinità di argomenti, di sottigliezze giuridiche, tecniche, hanno fatto sì che la verità profonda di quell'evento non si saprà mai. Però una cosa è certa, 335 persone sono morte e sono lì, nel sacrario delle Fosse Ardeatine, un luogo che è veicolo supremo di giustizia, di aspirazione alla giustizia, aspirazione al bene, alla pace. E tuttavia, certo, quanto a volte nel giusto c'è di ingiusto, essere o non essere, dice il principe di Danimarca. E questo essere e non essere è effettivamente il grande tema da cui non ci si può liberare. Tuttavia l'arte in qualche modo ha mandato dei messaggi subito dopo, che non spiegano nulla, ma ci fanno pensare, e pensare in bene. Liberata Roma, Roberto Rossellini comincia a girare Roma città aperta, che diventerà uno dei grandi classici della cinematografia. In un certo senso Roma città aperta, che esce poi nel 1945, è ispirata per larga parte alla tragedia delle Fosse Ardeatine e ai massacri effettuati a Via Tasso, ben inteso. Però non se ne parla affatto in questo film. Non sono nominate i grandi e commoventi protagonisti. Non c'entrano nulla con la tragedia delle Fosse Ardeatine. E quando c'è la famosa sventagliata di Mitra, per cui cade Anna Magnani mentre sta rincorrendo il camion, e quello è un personaggio che congloba in sé tutti i dolori, tutte le tragedie della guerra, ma è un personaggio di fatto sganciato dalla tragedia reale. Probabilmente questo è dovuto al fatto che Rossellini evitò di entrare nel merito delle terribili polemiche che si erano scatenate in quel momento tra i detrattori e i sostenitori, tra la nobilitazione suprema della figura dei martiri e la diffamazione, diciamolo pure, un qualcosa che è sempre continuato. Intanto Mirko Basaldella, il grande scultore friulano, riceve l'incarico di eseguire il cancello delle Fosse Ardeatine. È un'opera notevolissima di un grande artista, oggi forse un po' dimenticato. Mirko veniva da una famiglia di artisti. Suo fratello, Afro, e un altro fratello, Dino, erano artisti insigni, Afro soprattutto, in quel momento, 1948-49, era in America ed era tra gli artisti italiani più apprezzati nel mondo americano, che naturalmente stava confluendo verso la nostra cultura, verso le nostre tradizioni. Mirko era stato allievo di Arturo Martini, il grandissimo scultore italiano che il fascismo aveva valorizzato molto. Un personaggio stranissimo, oscuro in qualche modo, duro, terribile e di altissima qualità formale. Mirko un po' si ispira a lui, un po' viaggia per conto suo, su un mondo che sta nascendo, ma sta nascendo non in Italia, sta nascendo in tutta l'Europa e in America. Il mondo che in quel momento storico si identifica quasi con una figura soprattutto di artista, Jackson Pollock, il pittore americano che scomparirà in giovane età a 44 anni, ma che avrà il tempo di lasciare un segno profondissimo nella cultura di quegli anni, e questo segno si proietterà fino ad oggi. Il dripping, quella tecnica che tutti più o meno conosciamo, che consiste nel fatto che Pollock dipingeva facendo gocciolare il colore su delle enormi tele stese per terra, su cui camminava e lanciava questa pioggia di colori, come se fosse
una benedizione, un aspersorio, una cerimonia religiosa e nello stesso tempo invece laicissima. Inondava di colore questi spazi fino ad arrivare al perfezionamento di una sua visione della forma, apparentemente informe, e infatti quella pittura verrà chiamata l'informale poi, o meglio l'action painting, come disse un grande critico del tempo. E questo modo di disseminare l'immagine, di scaraventarla su una superficie, è quello stesso seguito da Mirko. Mirko costruisce il cancello del Fossa Ardeatina come un'opera d'arte informale. Non rappresenta niente quel cancello, niente di veramente riconoscibile, tranne una cosa. E questa cosa è veramente alle origini di una idea contemporanea dell'arte, cioè la trasformazione di uno stato di sentimento, di un suono che attraversa l'universo e le nostre menti, di un rumore che diventa immagine. La trasformazione, appunto, la metamorfosi, l'eterno tema dell'arte di cui già parlò Ovidio nell'antichità. L'arte consiste nella metamorfosi, diceva Ovidio. E questo pensiero è ripreso da questi artisti. Il cancello delle Fosse Ardeatine è un urlo, un grido coagulato nel ferro, nel bronzo. E questo grido è una sorta di reticolo, memore ancora forse del ferro spinato terribile che chiudeva i campi di concentramento, comunque del recinto doloroso da cui non si può uscire e in cui non si può entrare. E tuttavia quello è il cancello che ci porta nel dominio dei martiri, di coloro i quali non urlano più, non sentono più niente, ma vengono da questo, vengono dall'orrore delle grida, delle maledizioni, scagliatesi reciprocamente tra assalitori e vittime. E poi più niente, il silenzio, così come il silenzio è la dimensione assoluta delle tele di Jackson Pollock di quegli anni. Sono frutto di una violenza in qualche modo, di gesti pesanti, ma poi il risultato visivo è una sorta di sospensione. Questo concetto della sospensione, di una sorta di solitudine dell'anima che urta contro se stessa, contro la durezza della storia, è alla base della concezione del cancello delle Fosse Ardeatine. Nel 1950 l'opera era compiuta. Ancora oggi, chi passa per Via Rasella vede uno dei palazzi crivellato di buchi. Sono i colpi che vennero sparati quel giorno, grandi, impressionanti e giustamente mai restaurati. Si è voluto conservare la memoria di quei colpi, di quei buchi che lacerano, in questo caso, la superficie muraria, ma sono in realtà come dei grandi simboli di questa violenza che rompe, buca, penetra. E quanti simili ne abbiamo poi visti nel proseguo della storia del Novecento? Per esempio, quelli sulle portiere delle automobili che portavano la scorta di Aldo Moro. Nei documentari dell'epoca si vedono bene quelle portiere crivellate di colpi. Il ricordo, in qualche modo, del rumore, che è unico per questo tipo di cose, il rumore dei proiettili che urtano contro una superficie e la lacerano. In qualche modo questo suono terribile è stato effettivamente un motore di creatività figurativa. Nel caso di Mirko è esemplare, ma è molto interessante ricordare come questa dimensione, che è in parte sonora, in parte visiva, incontra nel corso della storia dell'arte dei nostri tempi dei momenti veramente sublimi. Per esempio, nel film di Spielberg, Salvate il soldato Ryan, la prima scena, lo sbarco in Normandia, dove si sentono quei colpi in un modo allucinante, che veramente penetrano nel cervello e lo disturbano. Oh,
nel senso veramente più tragico che si possa concepire. Una cosa analoga in fondo fu fatta dal grande maestro dei tempi stessi di Mirko, dei primissimi anni 50 e poi per molti anni, Alberto Burri, l'artista italiano che ha avuto una risonanza internazionale e tutto sommato direi piuttosto meritata. L'opera di Burri è emblematica da questo punto di vista, non è altro che il residuo di questo colpo, di questi colpi che si sono abbattuti sulla coscienza dell'Occidente. Burri era un medico che però non aveva fatto il medico, non aveva esercitato la professione, ma la coscienza di quella professione gli era rimasta. Le ferite, le lacerazioni, i danni fisici sono esattamente gli argomenti che egli tratta in quei suoi sacchi, le plastiche bruciate, i cretti, tutte quelle tecniche strane, tutto sommato, però tipiche dei nostri tempi, con le quali egli ha rincorso sempre lo stesso tema, se vogliamo. Proprio da medico artista che però non può curare le ferite della storia. We'll be right back.